Presentata in conferenza stampa la nuova programmazione del Teatro Sociale di Piangipane. Appuntamenti da non perdere fra musica, cinema e gli immancabili cappelletti. La formula è sempre quella classica, cinema al martedì e spettacoli al venerdì. Al martedì iniziamo con un film italiano, Scialla, che ha avuto un discreto successo, poi presenteremo Chef di Daniel Cohen, poi un'altra serie di film che non vi sto ad elencare perché sarebbe l'unica cosa che vi ricordo è che contrariamente alle nostre abitudini sposteremo un martedì al mercoledì il giorno 12 di dicembre, ma i nostri affezionati vedranno la comunicazione presso il teatro e anche presso la stampa. Ricordo comunque che sempre fra il primo e il secondo tempo di ogni film ci sono i nostri cappelletti. Invece per quanto riguarda la parte musicale, riapriamo venerdì prossimo, il 9 di novembre, con un progetto che parte da Piangipane e diventerà una produzione nazionale. È un omaggio un po' particolare a Lucio Dalla, costruito da Vittorio Bonetti con tre componenti del gruppo di Ligabue, con Nicoletta Bassetti al violino e con l'Emanuela Cortesi, che è stata l'ultima cantante che ha fatto l'ultima tournée con Dalla, tra l'altro una voce molto importante del nostro territorio. E dopo questo appuntamento torna un amico e un grandissimo cantautore italiano che ripresenta diciamo così il suo percorso musicale ed è Gian Maria Testa. È uno spettacolo molto adatto al teatro, una presentazione in sole e chitarra, una cosa sarà molto affascinante dal nostro punto di vista. Poi diamo spazio a un gruppo che parte dal nostro territorio e che ha attraversato un po' tutto il mondo del rock and roll dagli anni 40 ad oggi, Alessandro Ristori con il suo gruppo Portofinos, anche qui per diciamo così, coniugare territorio e proposte musicali. Il 30 di novembre invece presentiamo uno spettacolo che l'anno scorso non abbiamo potuto realizzare a causa della neve, Le Poiane, un gruppo toscano nel quale canta la sorella di Bollani, che presenterà la musica degli anni 60, lei sarà un po' la ragazza del Piper e ci saranno un po' le classiche, tutto il gruppo sarà abbigliato e la strumentazione anni 60. E viene richiesto ai nostri amici se vogliono di venire vintage comunque in tema, sarà una festa dedicata agli anni 60. Il 7 di dicembre diamo spazio anche qui a degli musicisti, dei cantanti, degli attori del nostro territorio, tutti giovani sotto i 30 anni, sono la loro terza esperienza di musical. Questo musical verrà presentato per la prima volta il 7 dicembre, il titolo è All You Need Is Oz ed è la storia del mago di Oz dentro alle canzoni dei Beatles. Quindi tutte le musiche e le canzoni dei Beatles, le più conosciute, verranno usate per raccontare la storia di Dorothy, la storia della strega, insomma, tutto quello che si svolge nella vicenda del mago di Oz. Sono un gruppo affiatato, molto numeroso, di ragazzi che in parte sono alfonsinesi, in parte romagnoli fino a Forlì, insomma tutti del nostro territorio che stanno affinando questa difficile arte che è quella di mettere insieme un musical sia come coreografie che come testi che come scenografie. Poi il 14 dicembre un altro appuntamento importante, Massimo Cotto, un giornalista di musica, un esperto, ha messo assieme, ha ripercorso la storia di un luogo mitico che è il Chelsea Hotel di Manhattan, tra la 23esima e la 7esima se non sbaglio, un hotel a cui dalla Beat Generation in avanti hanno alloggiato quando erano non in finanze, sia autori musicali che autori letterari che autori di cinema, penso a Stanley Kubrick, penso a Kerouac, si dice che li abbia dato la prima stesura on the road, ci sono state Madonna, qua la prima volta che è andata a Manhattan, ha abitato lì quando non aveva risorse e ha voluto girare lì il suo primo video. Insomma, ci sarà la storia raccontata di questo luogo della cultura e della musica attraverso i personaggi che lo hanno abitato dagli anni 40 ad oggi, con Mauro Ermano Giovanardi, cantante della Cruz, finalista di Sanremo l'anno scorso, l'anno prima, eccetera, che assieme a un altro musicista, diciamo così, ripercorrerà musicalmente invece quegli appuntamenti, quegli anni, quegli eventi, quegli autori, Janis Joplin per dirne, Jim Morrison per dirne alcuni, ma tantissimi, tantissimi altri. Chiudiamo con un appuntamento jazz, una grandissima del jazz, piano voce, si chiama Dana De Rose, vive in Austria dove ha una scuola di musica a Graz, se non sbaglio,
E ogni tanto è in Italia, sarà in Italia a dicembre, quindi il 21 dicembre per farci gli auguri ospiteremo Dana De Rose con Odorici al sax e il gruppo di Odorici, sarà un momento per ascoltare sia gli standard più belli del jazz che le sue canzoni, che il soul, che una serie di canzoni natalizie, visto che siamo a 4 giorni dal Natale per farci gli auguri. Poi ci salutiamo e riprenderemo l'attività l'11 di gennaio. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.